se un cittadino, essendo in una condizione di necessità, chiede un aiuto alla collettività, alla comunità, è doveroso che la collettività e la comunità lo aiutino con un sussidio, con una cassa in deroga, con uno strumento per aiutarlo, perché non deve essere abbandonato. Ma quando questo accade, quel cittadino deve sentirsi nel dovere di restituire almeno una parte di ciò che ha avuto alla comunità che gliel'ha dato. E quella comunità non è né il ministro, né il sindaco, né nessun altro. È la comunità, perché sono i cittadini che hanno pagato le tasse che consentono a quel cittadino di averci l'integrazione di reddito piuttosto che la disoccupazione. E allora costruiremo una modalità che faccia in modo che questi cittadini vengano chiamati a poter dare una mano alla loro comunità. Non stiamo parlando dei lavori socialmente utili, stiamo parlando esattamente dell'opposto, perché quel cittadino non ha da avere chissà che. Quel cittadino l'ha già avuto, quello che era legittimo avesse attraverso un sussidio o un altro intervento. In quel momento, adesso lo metto molto tra parentesi o tra virgolette, se ha qualcosa, ha un debito di riconoscenza nei confronti della comunità che gli ha concesso quell'opportunità. Noi faremo in modo che questo cittadino lo possa fare e faremo in modo che questo avvenga in una grande collaborazione con tutto il mondo dell'associazionismo, del volontariato, del terzo settore,